Buonasera a tutti, questo è il nostro quarto episodio di Gimplotti. Stasera di cosa parleremo? Io Chi lo sa? già ho in mente un'idea. Parleremo di Chipmunks. No. Allora, come al solito, in democrazia, scegliamo. No, uno mi dà a Come al solito in me. democrazia abbiamo una penna. Una penna. In democrazia, Tanto io vado veloce perché so cosa scrivere. Ah, vabbè. io pure. Lei pure. Io metterò il complotto dei Chipmunks. Ah, no, scusa. No, mi No, sa, mi non fa quello. comodo. Devi dare exactly. Sì, però anche quello mi fa comodo. Grazie. Lo usi come appoggiatore. Certo. Scelto. Voglio vedere come scrivi scelto. La mia è una teoria del complotto moderna, Moderna. della nuova generazione. Posso Perché l'altra volta ne abbiamo. Ah, secondo me sono più vichingico. No, il mio credo sia sempre old school. Il mio è New No, Age, per me è una ragazzi. cosa molto vecchia. Non so nemmeno che materiale si trovi su. Non è che è come quella dell'altra volta, vero? No, una cosa simile ci avevo pensato, ma l'ho esclusa. Per questo è che c'è sempre il Mentre mio. mescolo, mi dai un numero? 3. Tre? 3. Number three. Number 3. Come avete notato, questa volta abbiamo migliorato la grafica per Certo. noi. Perché non so se voi avete notato, nei video precedenti ogni tanto noi distogliavamo lo sguardo dalla camera principale perché avevamo le parole scritte accanto al televisore. E questa volta abbiamo fatto questo nuovo arrangiamento. Vediamo come viene. Quindi, 3. Due. 1, 2, 3. Questa Ok. non è la mia. La mia era questa qua, cartocciata così. Forse la mia? No. Ci avevo pensato! 11 La mia! Da notare, 9-11, 11-09. 9-11. 11-09. 11 settembre. Avevamo pensato la stessa cosa. Io ci Sì. avevo Vabbè, pensato. siamo stati ispirati dalle puntate precedenti. Io ci avevo pensato, però ne ho scelto un'altra. What is it? Era semplicemente il 5G. Il 5G. 5G. Semplicemente il 5G, Sì, molto new. Però l'11 settembre, ragazzi, ci avevo pensato, quindi sono felice che l'avete. Che tra l'altro l'avete scritto entrambi, quindi Sì, c'era sì, sì. tipo due terzi le possibilità di E prendere infatti. 11 settembre. Dai, scrivi tu. Perché hai la calligrafia Migliore. migliore. Ok, Io direi secondo esplosioni. Controllato. Hai capito perché? Sì, penso di sì. Esplosioni controllato. Superstiti. Kamikaze. Ah, Al-Qaeda. Allora, mettiamo Al-Qaeda, Al-Qaeda. però facciamo uno strappo alla regola. Al-Qaeda corrisponde anche per Bin Laden. Giusto. Crollo. Crollo. Io direi morti. Cioè, Aereo, no, ragazzi, aereo aereo. pure. Aereo è la prima parola che dico. Bush? No. Sì, Era Bush, era Bush. bellissimo, Bush. Io purtroppo all'epoca ero un pochettino piccolo, quindi ho ricordi. Beh, pure Io io. andavo alle scuole medie, me lo ricordo, andavo alle scuole medie. Sono 9. Internet. Sono perfetto. Uno, Magnifico, due, ragazzi! tre. Nel frattempo noi cerchiamo un video Vabbè, ho e noi capito. ci riscriviamo le parole qua e ci rivedremo tra un secondo. Allora, c'è questo canale dell'Express che ha tanto materiale interessante. Diciamo specializzato. Ah. 11 settembre, crollo Tori Gemelli. Le leggi della fisica non valgono. Questo è il nostro video. È un po' più lungo del solito, 20 minuti. Qualora noi finiamo le parole prima che finisce il video, che finora non è mai successo, credo. No, mai, no. No. No, Ovviamente no, siamo avvicinati alla terza. Ovviamente interrompiamo prima e sì, e vediamo che succede. Ovviamente. Come sempre, non abbiamo visto il video e gli sciottini che rimangono li. Beh, era Il il perdente. perdente. Sì, che finora ricordiamo, due volte ha perso il signorino e una volta ho perso io per. Io Vabbè. ancora mi salvo per il momento. Negligenza. Facciamo partire? Ready? Il dibattito sul crollo delle Torri Gemelle Crollo! torna più comune che fondamentale. Prima riguarda il motivo che avrebbe causato il cedimento iniziale del blocco superiore di ciascuna torre. La seconda riguarda il motivo che avrebbe causato la distruzione completa delle due torri dopo.
Questa venne infatti chiamata la teoria del pancake o teoria delle ciambelle. Donc ça a donné lieu à la théorie qu'on appelait la théorie du pancake, c'est-à-dire que comme cette partie-là est tombée sur un plancher, ce plancher a cédé, puis en cascade c'est tous les planchers qui ont cédé qui sont tombés les uns sur les autres. C'est ça qu'on appelle la théorie du pancake. Questa teoria però aveva un grave difetto, poiché si dimenticava di spiegare come fosse avvenuto il crollo della struttura centrale delle torri. Gli esperti, inoltre, fecero notare che il carburante degli aerei sviluppa un calore che era la metà di quello necessario. Non sarebbe stato quindi sufficiente per distaccare le traverse dei pavimenti dalla struttura esterna. It's not that it melts in a fire. Dependiamo. In fact, the fires, normal fires, are not hot enough to melt. Suddenly the column snapped. And as a result, the entire top of the building came down. Ma penso che andrà da qualche parte sto discorso, eh? Un po' spunta Ted Mosby. I still hadn't decided what kind of professor I wanted to be. Il NIST sostenne inoltre che gli impatti degli aerei causarono il distacco della protezione antincendio dalle traverse d'acciaio. For the New York Times. When the plane hit the North Tower between the 94th and the 98th, Steve McIntyre, who was reading his email from the American Bureau of Shipping, he described it as the biggest wham he'd ever heard. But there wasn't much shaking. His email was still there after the impact. He was still staring at a glowing screen. He had a little knick-knack, a piece of slip, a shape of a sailboat hadn't fallen off his desk. Pictures of his wife and kids just propped up on a bookcase were still upright. Nothing had fallen over. McIntyre si trovava proprio sotto il punto d'impatto. Se le sue fotografie non sono nemmeno cadute, perché mai la protezione antincendio delle traverse avrebbe dovuto staccarsi a causa dell'impatto? In secondo luogo, non esiste nessuna prova che gli incendi abbiano bruciato a temperature sufficientemente alte da indebolire seriamente l'acciaio, con o senza la protezione antincendio. Io l'altro giorno, per friggere un uovo, mi stavo bruciando la mano. E sono stato accontato tipo mezzo secondo. Ma neanche. And it was gone. Mezzo secondo. E ho bruciato la felpa. Were left were lasciamo perdere. Cioè, la felpa era un uomo. Perché si è incendiata l'olio, ragazzi. Si incendia l'olio. Nella sua simulazione al computer, il NIST dice di aver riscontrato nelle torri gemelle temperature di oltre 1000 gradi centigradi. Il NIST, però, stranamente, non ha mai permesso a nessuno di verificare il modello usato per la simulazione. Non sono state trovate prove decisive che gli incendi che hanno preceduto i crolli siano stati abbastanza gravi da avere conseguenze significative che portassero ad un indebolimento della struttura d'acciaio. In altre parole, lo stesso NIST ammette di non poter dimostrare la propria tesi. In sintesi, i fatti sono questi. L'acciaio fonde intorno ai 1500 gradi centigradi. Un ammorbidimento dell'acciaio può iniziare intorno ai 600 gradi centigradi. Fatta eccezione per tre punti isolati, il NIST ammette di non aver trovato prove di temperature superiori a 250 gradi centigradi, che è meno della metà della temperatura necessaria per iniziare ad indebolire seriamente l'acciaio. Non vuol dire se lo hanno trovato. Ci sono invece diverse prove che indicano come le temperature necessarie ad indebolire l'acciaio non siano mai state raggiunte per un tempo prolungato. La prima è che un gruppo di 16 persone è riuscito ad attraversare la zona dell'incendio, scendendo dai piani superiori, senza che ovviamente nessuno restasse bruciato. Uno di loro è Brian Clark. And when we came to the 78th floor, the last layer was standing, but it was cracked, and there were flames licking up the other side of the wall like this. It wasn't a roaring inferno. I sensed that the flames were maybe starved for oxygen right there. We kept going, and we got onto the 74th floor. When we got down that far, normal conditions. The lights were on, fresh air coming up from below. Attivissimo, a la prova regina queste persone siano riuscite a sopravvivere al calore dell'incendio perché la scala in quel punto della torre deviava verso l'esterno. Vi sono poi queste immagini termografiche, riprese da una telecamera ad infrarosso, che indicano temperature molto più basse di quelle necessarie ad indebolire l'acciaio. Questa è la torre nord, ripresa dal basso, di cui si intravede la silhouette. Sono le 9:18, è quindi passata circa mezz'ora dal primo impatto, e la temperatura non raggiunge mai il colore giallo, cioè
Il fenomeno ipotizzato dal NIST è noto come espansione termica. Se si immagina che le traverse siano state costruite per espandersi verso il basso della struttura che le sosteneva, vuol dire che le traverse erano più deboli. Ma una forza ben maggiore del loro peso deve essere stata applicata a queste traverse perché riuscissero a piegare la struttura fino a spezzarla in quel modo. Dai, un dunque, dai! Puoi dimostrare che la Welcome back! Dunque, ragazzi, ovviamente, per non annoiarvi, le parti in cui abbiamo bevuto nel video precedente le abbiamo un po' accorciate. E ne abbiamo trovato un altro, sempre di 17 minuti, in cui dice 11 settembre 2001, un attentato fatto a tavolino. Ovviamente le prime due parole, aereo e crollo, non saranno ripetute. Ovvio. Lui è già sotto di due. E... Ciao. Prima di entrare nel merito del confronto ancora acceso tra complottisti e non, ripercorriamo le ore e passaggi cruciali dell'11 settembre 2001. Bello l'hashtag. Perché sotto c'è scritto il bambino? Perché è horror tube. Alle 8.46 di quel martedì, il Boeing 767 dell'America Airlines, volo American 11, partito alle 7.59 dall'aeroporto internazionale Logan di Boston verso Los Angeles. Dettagli, ci mancavano le coordinate geografiche. Il donne d'equipaggio si schianta alla velocità di circa 790 km all'ora contro la torre nord del World Trade Center di New York, penetrando tra il 93esimo e il 99esimo dei 110 piani del grattacielo alto 417 metri. Chiarissimo. Oh, no. Non ho mai visto una tipo... Ma hai sentito un quarto di minuti dopo alle 9.07 volo United 175 con a bordo 56 passeggeri e 9 membri dell'equipaggio, decollato alle 8.14 sempre dall'aeroporto internazionale Logan di Boston e sempre con la destinazione Los Angeles, colpisce la torre sud del World Trade Center tra il 78esimo e l'84esimo piano e alla velocità di 950 km. Magari! Ma ecco io! George Bush da Bush! Visita la scuola. Dai! Un uomo dello Stato. Non ci credo. Si lo fai apposta, se no. Perché vuoi scrivere per noi. Notizie non e la visita alla scolaresca prosegue. Si vede che faccio abbastanza cagato. No, lui era alle 9.37 partecipe, compra dell'American Airlines volo American 70. Avete visto l'hashtag buffa del fatto? Partito alle 8.20 dall'aeroporto di Dulles a Washington, destinazione Los Angeles, con 58 passeggeri e 6 membri del equipaggio, impatta contro la facciata ovest del Pentagono ad Arlington alla velocità di circa 850 km all'ora. Secondo me sanno anche quanti peli nel sedere aveva il pilota del terzo aereo. Alle 9.59, poco meno di un'ora dopo l'impatto, la torre sud del World Trade Center inizia a crollare verticalmente, innalzando un'immensa nuvola. Crollare però è una forma inversa di crollare. Ah no, scusate. Controllare. Crollo già abbiamo fatto, ho sbagliato. Alle 10.03 il Boeing 757 dell'United Airlines, volo United 93, partito dall'aeroporto di Newark a New York. Parce que tu ne comprends pas, mon amour. Con 44 passeggeri a bordo e 7 membri di equipaggio si schianta in Pennsylvania in un prato tipo One Eternity Later. 47 piani. L'edificio spiegato di cui nessuno mai parla. Che ospitavano, oltre gli uffici di società finanziarie, assicurative private, anche uffici governativi come l'OEM, il New York City Office of Emergency Management, al 23° piano, che doveva predisporre. Ma non mi
interessa che... Sai chi c'era l'ultimo piano? Non lo so, non mi importa! C'era sto che... C'erano loro colleghi, c'è un po' di tatto. Nell'incontro di Colin Powell, allora segretario di Stato dal Perù... Nei quattro attacci sono morti 2.196. Ok, danno. Qua. Laden dal suo rifugio in Afghanistan nel 2015 il controllo dei talebani, il principe del terrore già ricercato numero uno dall'FBI aveva ideato, finanziato e organizzato gli attacchi. È stata la più grande e costosa inchiesta della storia dell'FBI. Massimo Mazzucco, regista del film documentario La nuova regista Pelazzo, documentario luogocomune.net rappresenta ufficialmente. Da anni invece il gruppo di lavoro che si raccoglie intorno al sito 11settembre.info e al giornalista informatico Paolo Attivissimo ha giornalista informatico Attivissimo abbiamo raccolto il loro lavoro più aggiornato e abbiamo messo a confronto le loro conclusioni sullo scenario di peggio allora, e sui quattro forti. Lo scenario della cospirazione. E sti cazzi! Il nord-est è che proprio per quel giorno il NORAD, il Comando Difesa Aerospaziale del Nord America, aveva predisposto una serie di esercitazioni su larga scala che aveva portato buona parte dei caccia disponibili sull'Atlantico, in Canada e in Alaska. Il Canada non esiste! Tipo come il Molise. Ci si domanda chi abbia autorizzato queste grandi esercitazioni che hanno indebolito la difesa americana fino a renderla. Ero ragazzino, io andavo alle scuole medie, ragazzi. No, no. Causati di un imminente attacco terroristico con aerei dirottati. Ebbene sì. Inoltre il generale Myers e il generale Everett. L'ordine di richiamare i caccia dalle esercitazioni fu dato soltanto un'ora prima, alle 10 e 10 minuti, quando ormai tutti e quattro gli aerei dirottati avevano portato a termine la loro missione. Non ci sarebbe bastata la pandemia. E non era certamente in grado di compiere le manovre proibitive che sono state osservate sui radar dai controllori di volo. Ma che ne sai? E quindi? Io mi ricordo che erano gente che... I presunti dirottatori, inoltre, erano considerati dei pessimi allievi dai loro istruttori di volo, che li ritenevano incapaci di volare da soli persino con i piccoli aerei d'addestramento. Avranno usato fra il simulator, ragazzi. Per volare sopra il cosiddetto corridoio dell'Hudson, ma il permesso gli venne negato perché il pilota era ritenuto incapace di volare da solo. Ma loro non dovevano volare per... Dovevano schiantarsi, cioè, anche lo scopo era schiantarsi. L'aereo che si schiantò sul fianco del Pentagono, mentre l'unica immagine disponibile è quella di Abdulaziz Alomari e Mohamed Atta che si imbarcano da un volo diverso in una città diversa all'alba dell'11 settembre. All'alba del giorno dopo? Non è l'alba di quel giorno. Nel 2005 viene rilasciato questo video che ritrae i dirottatori del Pentagono, volo American 77, mentre passano i controlli all'aeroporto di Washington. Ma la data non è impressa, per cui il video può essere stato girato in qualsiasi altro giorno, mese e anno prima dell'11 settembre. E poi non sono immagini a scatto, la ripresa è continua, non compatibile con quelle dei sistemi di sorveglianza dell'epoca. E quindi? No. Non ho capito. Non ho capito. 16 anni gli investigatori americani non hanno diffuso alcuna altra immagine di uno solo dei terroristi con la stampigliatura che ne fissi data e ora del passaggio in uno dei tre aeroporti d'imbarco degli aerei dirottati. Sì, ma arriva a un punto. Quello del volo American 77 che colpì il Pentagono era danneggiato. Trovato ma requisito quello del volo United 93. L'FBI non diffuse mai i dialoghi, nonostante le famiglie del... Secondo me appunto è come il Pokémon che ha... che attacca per stordirti l'impostore su lui ci stordisce le informazioni. I dirottatori avrebbero perduto il tatto di dialogo. Perché non sta dando le sue spiegazioni, sta dicendo parla cosa. Parla dal volo American 11, Mohamed Atta. Giusto. Convinto.
incende come ho una bomba! State calmi! State trasmesse da chiunque, da qualunque posto, e non offrono alcuna prova che i dirottatori fossero realmente a bordo degli aerei. Qua siamo ragazzi preparati. C'è inoltre il problema delle famose telefonate con i cellulari, confermate dagli stessi rapporti dell'FBI. Approfondite ricerche hanno dimostrato che quelle telefonate non possono essere state effettuate dagli aerei in volo a causa della velocità e delle quote a cui volavano gli aerei in quei momenti. Ci si domanda quindi da dove siano state fatte quelle telefonate e che fine abbiano fatto veramente i passeggeri. Allora non sono, non erano lì. Non ho capito. Vabbè, abbiamo finito. Allora, noi siamo ovviamente rimasti un po' delusi dalla, dei video che abbiamo visto. Intanto facciamo... aspettavamo qualcosa di più complottato. Esatto, intanto controlliamo i punti. Lui ne ha fatti 3, lei 1, quindi... No, io due. Ah, 2, scusate, quindi... Quindi tu te ne devi bere i rimanenti 4, però uno me lo bevo io. Per quale motivo? Perché io voglio bere. Cioè, non ho capito. Io ho controllato, l'ho scritto io, lo bevo io. Vabbè, dai, allora uno me lo bevo io e due te li bevi. Io me lo voglio bere. Perché sei il perdente. Salute. Salute, a me non ci consoliamo. Uno sì che ho veramente perso. Ci consoliamo. Allora, prima faccio un superstite. Questo sarà esplosione. Oh, awesome. Beh, finisci là. Lo trovo bene subito o lo trovo sosseggiato? No, me lo bevo 3-2 secondi. Dunque, io vorrei fare... Io avrei solamente 2 commenti. Io non... Come noi, nessuno di noi... Diciamo, non siamo esperti di ingegneria civile. Non siamo esperti di complotto, anzi, al contrario. Diciamo, per quanto riguarda la prima parte delle... Io direi di skippare il primo video totalmente. Ok, skippiamo il primo video. Dimentichiamo perché... Molto tecnico, molti punti in cui può essere, non può, poi non portava comunque sia niente, ma nemmeno il secondo video ha portato niente. Nessuna conclusione. No, nessuna conclusione, non abbiamo capito nulla di sto complotto dell'11 settembre. Ma la cosa peggiore è che l'ultimo video è di 11 mesi fa, cioè stiamo parlando di 10 anni 11 anni fa. 11 mesi fa è vero, cioè molto recente. Cioè avrebbe potuto fare più ricerche, chiaramente. Però da come è finito il video, da come è finito il video, capisco i punti di sospensione nel titolo. Esatto. Cioè, perché non finisce, ti lascia con la sospensione. Esatto, perché c'era scritto complotto 11 settembre, complotto, vedi che cacchio è che c'era scritto, non ricordo. Ora io faccio un kamikaze. Ma io pensavo che i punti di sospensione erano perché non c'entrava il titolo nell'interfaccia di film. No, a quanto pare è perché anche loro non sapevano come finire il video, hanno detto mettiamo punti... I punti di... Diciamo... anche noi mettiamo gimblotti, episodio, puntini. No, un'altra cosa che volevo commentare era il secondo video, diciamo, era aveva delle minuzie di dettagli parecchio inutili per chiunque, perché sono dettagli, cioè a me cosa importa se lei è ripartita alle 8:14? No, ma è divertente, cioè sono partiti tutti ultra tecnici precisi e poi alla fine non ci hanno saputo dire nulla di concreto, è una spiegazione. Perché i dettagli tecnici sono i dettagli obiettivi. È come dicevo io, cioè ci hanno stordito di informazioni tutte ultra tecniche così, ah ma quindi il succo della situazione qual era per stordirci così non capiamo? E alla fine non c'è stata una conclusione, cioè magari datemi una conclusione, qualunque essa sia, che sia complottare, che sia ufficiale, che sia ufficiosa, dateci una conclusione, nessuna conclusione. Ma io non ho capito la scena in cui si vedeva alcuni di quelli che hanno fatto i kamikaze, tra virgolette, all'aeroporto. Cioè perché lo chiedi? Cosa rappresentavano quelle scene dell'aeroporto? Perché lo chiedi? Non ho detto, non c'è scritto né data né ora, potrebbe essere in qualsiasi momento. No, però l'immagine... Troppo fluida per i sistemi dell'epoca. Troppo fluida per l'epoca, deve essere un po' più a scatti. Quindi lui vuole dire che era nel futuro. Non ho capito. Quindi no, cioè perché lui diceva che loro non c'erano sull'aereo. Non lo so. Quindi era tutto controllato da Bush. Da Bush o da Bin Laden. Scusami, cos'era tutto controllato? Cioè aspetta, forse forse ho capito. Forse il loro, diciamo, argomento era che i sti aerei erano controllati da remoto, quindi erano dei droni? No, sti aerei erano, cioè il pilota in realtà era in combutta con chi ha deciso di fare sta cosa ed era lui il kamikaze, ma poi è stata accollata a quelli di Al Qaeda
di Al-Qaeda a quei quattro tizi. Però loro fondamentalmente non erano nemmeno sugli aerei, perché non... Cioè, non c'erano sugli aerei, perché non comparivano nemmeno nelle telecamere, nelle liste passeggeri. No, neanche nella lista passeggeri. No, e poi lui aveva questi video di loro negli aeroporti, in questo aeroporto, senza date, senza niente, lui dice che le immagini erano troppo fluide per essere del 2001. Quindi, siccome loro erano stati anche dichiarati incapaci di portare un aereo tipo Cessna... Bravo. Quindi non potevano dirottare un aereo. Quindi è stato qualcun altro messo da qualcuno in dei poteri forti. Chiaro, sempre i poteri forti. E quindi penso in questo caso dovrebbe essere tipo Bush. Cioè, io non credo. Vabbè, è un discorso di sabato sera. Da osteria. Sì. La osteria numero uno. Osteria numero uno. Avete altro da aggiungere? Perché io chiederei qua, perché io non posso commentare qualcosa che realmente non ho capito. Sì, effettivamente siamo abbastanza confusi. Uno screen mentale del video 2. No, no, perché poi magari te lo sogni stanotte. No, no. A me è piaciuta la citazione su Mazzucco. Ah, certo, quoto. C'è da dire questo. Quoto, Mazzucco ci aveva regalato emozioni qualche episodio fa. Il che cioè, non me l'aspettavo, perché pensavo il video fosse più vecchio, non l'avevo visto prima. Sì. In realtà è 11 mesi fa, quindi... Certo, ci sta che lui come personaggio appare. Professore Mazzucco, abbiamo scoperto che è anche... Cos'è? Giornalista, documentarista? Documentario. No, regista. Ah, regista. Perché lui è regista comunque, regista. Ragazzi. Documentarista. Può fare un documentario su... Quindi, scusate. Un momento. Ma, quindi, io che monto i video di Gimplotti sono regista? Sì, ora tu sei regista. Certo. Tu vuoi mettere Aspetta, anche sceneggiatore. Allora, sì, sì, più o meno sì. Direttore delle luci? Ma quello sono io. Regista tecnico... Vabbè. Sei cameraman. Tipo tecnico... La scenografia siete è lei. Io no. Tutti siamo cameraman. Sì, esatto, siamo tutti cameraman. Ma me lo posso mettere su un curriculum? Che sono regista. Io farei un annuncio pubblico. Se vi serve un team per fare un video, chiamateci. Possiamo finire... No, penso che siano tutti. Io finirei qua, ragazzi. E quindi io vi mando al prossimo episodio. Sperando che troviamo dei video più convincenti, perché noi ci vogliamo convincere di queste teorie del complotto, e speriamo di trovare qualcosa di che si addice alla... Esatto, ci vogliamo appassionare. Ancora non è accaduto, c'è cioè quel video... C'è qualche illuminato, cioè, ci stesse ascoltando, sì, ma siamo pronti ad entrare con voi. Illuminati, questi sono gli illuminati. Per un vale io sto parlando degli illuminati. Ma non vale scusate, io voglio essere gli illuminati. Posso chiudere la puntata in questa maniera? Sì, vabbè, ciao ragazzi.